piacere, grazie di essere tornato. Io sono contentissima di averla con me. Maestro, oggi cosa ci prepara? Preparo una crostata allegra, allegra in tutti i sensi, e partiamo con tre step. Prima c'è la frolla, poi c'è la frutta con la confettura e abbiamo la parte finale con le meringhette aromatizzate al limone. È un dolce abbastanza complesso, anche se le crostate dicono che sono dei dolci semplici. Però lei ha aumentato il fattore difficoltà. E cos'è? Le meringhette? Le meringhette e poi ci sono un po' di creme che vediamo adesso nel corso della trasmissione. Iniziamo con la frolla, zucchero velo, scorza di limone, sale, burro, tuorli d'uovo, miele di acacia, farina 00, confettura di fragole, fragole fresche, crema pasticcera, panna montata, gelatina di frutta, foglie di menta, spumigliette aromatizzate con limone e fogli d'oro. Ah, la foglia d'oro. Io impazzisco quando vedo la foglia d'oro. È quello che rende allegrato. Ah, ok. E anche chi la compra. Fantastico. Allora, da cosa partiamo? Immagino partiamo dalla pasta frolla. Dalla pasta frolla. Bene. Iniziamo col burro. Bene. La facciamo in planetaria. In planetaria. Il burro è abbastanza morbido per poterlo bene lavorare. Facciamo fare due o tre giri prima di mettere gli altri ingredienti. Quindi anche burro morbido, però comunque il primo passaggio in planetaria, facciamo girare solo il burro un po' per montarlo o semplicemente per togliergli un attimo i grumi. E così va bene. Bene. Mettiamo lo zucchero a velo. Vado con lo zucchero a velo. C'è una differenza enorme tra impastarla con lo zucchero semolato e velo. Mettiamo il sale nel tuorlo d'uovo e lo facciamo sciogliere. Mescoliamo un pochino. Quindi solo tuorli, certo. Sì. Bene. Mai montare il burro. No. Utilizziamo una marisa. Certo, metti una frolla, non è una crema al burro. Quindi metti il miele. Miele mi ha detto di acacia, giusto? Di acacia. Quindi miele chiaro. Messo. La scorza di limone. Mai grattugiare il bianco che diventa amarognolo. Certo, ma solo la zesta, solo la parte, la parte bianca. Solo quindi, la parte gialla. La parte gialla, certo. Qui ci va tutta la buccia di un limone, quindi è profumatissima limone. Questa frolla. Sì. Adesso mettiamo tutta la farina che è già stata setacciata. Bene? Qua deve lavorare poco, solo il tempo. Parto piano perché sennò ho paura che la farina fuoriesce. Solo il tempo che si assorba la farina, poi basta. Fermo. Stop. Io sono ai suoi ordini. Beh, è già bellissima. Effettivamente al tatto, usando lo zucchero a velo, è molto più setosa, è molto più soffice, no? Diciamo. Sì, riusciamo a più. Si riesce a lavorare con più facilità. La frolla, se è ben fatta, quando si tocca con la mano, non si deve appiccicare, certo, sulla mano e deve essere malleabile. Tutto qua. Quindi la mano deve rimanere pulita. Pulita, non bisogna lavorarla tanto, pochissimo. Per elaborarla bene la mettiamo un attimo nel congelatore. Nel congelatore? Per quanto tempo circa? Circa 20 minuti oppure la mettiamo in frigorifero per un paio d'ore. Bellissima, e la superficie è veramente liscia e setosa. Quindi sono un paio di ore in frigorifero o 30 minuti nel congelatore. Io consiglio sempre di fare la frolla la sera per il giorno dopo. Giusto, quindi riposare una notte in frigorifero. In frigorifero. Certo. Allora maestro, noi per ragioni di tempo ovviamente l'abbiamo già raffreddata e stesa. E quindi dopo il refrigeramento
questa è la sua frolla. Ecco, spessore 3 mm. 3 mm. Tagliamo per fare due crostate. E mi puoi passare? Due me ne fa, madonna che bello, sono felicissima. Mi allora, puoi passare la teglia? Certo, la teglia, ecco. Con la abbiamo sua la teglia forma. Con la sua forma per le crostate. Pieghiamo la frolla, come vedete. Molto elastica. No, è molto... Non ha farina in superficie. Certo. La facciamo aderire al bordo, è abbastanza facile. Dobbiamo bucarla, così non fa le bolle sotto. Certo. E dobbiamo far sparire, vedi questo vuoto? Sì. Lo facciamo sparire. Perché rimane bianca. Dove c'è l'aria, l'aria è un isolante in fase di cottura. La pieghiamo. Mm-hmm. Possiamo passare con le mani, semplicemente così. Con un mattarello o con le mani. O con certo. le mani. Per levare tutti i bordi, la bordatura in eccedenza. E passiamo il coltello. Là. Splendido. E la crostata è pronta. Dobbiamo infornarla. A quanto per tempo? 16 minuti a 170 gradi, possibilmente senza vapore. Lasciami la cottura, mettiamo qua nel nostro forno e... Dopo la cottura in forno, questo è il risultato. Sì. Questo è il risultato della crostata. Aspetta. Prendiamo la carta. Io la vedo già bellissima così. Allora, procediamo immediatamente con la confettura. Sì. Mi servono un paio di forbici. Ah, se volevo possibile. Dare un coltello? Va benissimo anche il coltello. Là. Quindi confettura di fragole. Confettura di fragole sul fondo, con un sac à poche oppure con un cornetto di carta. Mettiamo la confettura, uno strato. La precisione è una delle qualità che si utilizzano in pasticceria. Confettura di fragole. Io cosa posso fare? Posso aiutarmi adesso, in qualcosa? Sì, adesso mi monti la panna, 2 etti certo. e mezzo di panna. Quindi panna fresca, 2,50. 2,50. Va bene. Non zuccherata. Non zuccherata. Perché non zuccherata, maestro? Perché le mettiamo la crema pasticcera. Sì. E nella crema pasticcera c'è già lo zucchero, non serve. Allora, quindi monto la panna senza zucchero. Mi dica se è giusta. Facciamo la prova del cucchiaio? Sì. Vediamo? Guardi, maestro. Va benissimo. Va benissimo, guardi, eh? Questo non l'aveva mai vista, questa cosa. Allora, quel cucchiaio lì mettilo qua dentro. Benissimo. Ancora un po'. Un frustino. Certamente. Grazie. Prego. Cosa le posso passare? Il sac à poche. Eccolo sac qua. Con la bocchetta... Questa qua è la bacchetta per fare gli spuntoni della Sant'Onore. Sì, oppure... è bellissima. Come si chiama questa bocchetta? La possiamo far vedere bene a casa? Che ha questa sagoma. Raramente ho visto riempire un sac à poche con una mano sola. E il maestro Iginio è davvero insuperabile in questo. Solitamente vedo tutti che si arroccano con mi tieni quello, mi tieni quell'altro. Lei con una mano sola riempie il sac à poche. Questa è la differenza che fa da un pasticcere professionista a un fuoriclasse come il maestro Massari. Ecco qua. Allora, zizzaghiamo. Perché parte dai bordi, maestro, per avere... Per averli uguali, poi ne faccio uno al centro. Ah, ecco. Quindi il bordo e la riga centrale è per darsi una misura. Una misura. Perché poi l'estetica, giustamente, è quella che invoglia le persone a mangiarla, a rifarlo a casa. Esattamente. Allora prendiamo le fragole che sono già lavate. Sì.
tagli le qua, mette così, servi, o le tagliamo un pochino? Mi serve una tua collaborazione. Ma certamente, sono qua apposta. Ecco qua, le tagliamo in quattro? Sì. Maestro, dal profumo sono fragole rigorosamente italiane, perché sento un profumo di fragole che raramente si sente negli ultimi periodi. E molte mature? Sì, sì, esatto. Io utilizzo solo frutta matura. Allora, io continuo a mangiarle. Se qua mi dice abbiamo cosa della gelatina di frutta e andiamo a passare col pennello le fragole. Questa, la gelatina, serve per lucidare le fragole e anche e per far sì che non... E dargli un po' di più di dolcezza. Ah, quindi anche una questione di gusto. Sì. Io pensavo solamente laccare le fragole per far sì che non... magari che si scuriscano, no? Se passano un paio di ore ti voglio ossidare. Dire che no, con no, la gelatina non diventano scure e si mantengono benissimo una giornata. Il dolce consacra i pasti profani e sacri di ogni cena o matrimonio. È vero, non c'è una ricorrenza in tutto il mondo se non è accompagnata da un dolce. No, c'è sempre un piatto delle feste, ma anche un dolce delle feste. Tante volte uno si ricorda che arrivano delle feste comandate, le classiche, quelle feste canoniche, proprio perché vede nei banchi di pasticceria o nei supermercati, vede certe preparazioni dolci, no? Cioè, tipo, iniziamo a vedere le colombe e sappiamo che è Pasqua, iniziamo a vedere il torrone, il panettone ed è inconfondibile che sta arrivando il Natale. Quando vediamo le fragole, capiamo che è primavera, giusto? Esattamente. Beh, maestro, ricordiamo che domenica sarà la festa della mamma e quindi questo dolce allegria potrebbe essere dedicato un po' a tutte le mamme. Non la vedo convinto, maestro, no? A chi l'ha dedicato questo dolce quando l'ha pensato? Alle cuore. Fragole, a un cuore. Ah, maestro. Io pensavo alle mamme, no? Perché sono mamma anch'io. Perciò, dato cuore, che le mamme vengono rappresentate dal cuore. È vero. E qua ce ne sono... E qua ce ne sono parecchi. Parecchi. E quindi è un omaggio a tutte le mamme. Bellissimo questa auguri, cosa. Mamma. Auguri a tutte le mamme, è vero. Quindi meringhette. E poi io come la posso aiutare? Mi dica, intanto li avvicino... Guarda, i fogli, le foglie la d'oro. La foglia d'oro. Ecco, questo è arrivato il momento che è prima dell'assaggio, che io preferisco in assoluto. Ma poi è commestibile. E quindi il fatto, pensate, di mangiare, nutrirsi con una foglia di... non nutrirsi, ma assaggiare dell'oro, io la trovo una cosa scicchissima, maestro. Ricordati che i romani la prendevano come antiacido. L'oro, la foglia d'oro come antiacido. Ovviamente non c'erano le tecniche. No, ma infatti così l'impero elevate. Romano si è contraddistinto anche per tantissime cose. Quindi proprio ne mette delle micro scaglie impercettibili. Ecco, sì, va usata sempre la pinza perché queste foglie d'oro sono, diciamo, impalpabili. Ed eccoci qua. Meravigliosa. Beh, e cosa vogliamo dire? Wow! Solo wow! Ma il profumo, perché voi da casa non lo potete sentire, il profumo delle fragole e anche della menta. Maestro, io sono già appagata allo sguardo. Adesso bevi? Non vedo l'ora di assaggiarne un pezzettino. È una prostata allegra. Sì, è allegrissima, ma allegra sono anch'io che non vedo l'ora di mangiarla. Grazie, grazie davvero. Grazie, grazie di averci insegnato questa ricetta bellissima. E io spero di